Benvenuti a questa nuova puntata di Sei in salute. Questa sera torneremo a parlare di Avis, lo faremo ovviamente con i nostri amici di Avis Bergamo che sono tornati a trovarci eh, ancora una volta, speriamo anche di averli ospiti più volte ancora nel corso della nostra stagione. Eh, parleremo ovviamente di quello che fa Avis, non solo ai fini della raccolta di sangue, della sua sensibilizzazione, ma soprattutto anche cosa fa Avis per il territorio bergamasco e non solo per il territorio bergamasco, perché insomma eh, Avis è impegnata anche oltre al sangue, diciamo così. Eh, io do, presento subito i nostri ospiti di questa sera, do ancora il bentornato a questo punto a Paolo Grazie. Comana, Grazie. presidente di Avis Comunale Bergamo, Grazie. bentornato. Do il benvenuto invece a Tulia Vecchi, presidente dell'associazione Nepius Sollus e do il benvenuto alla dottoressa Patrizia Stoppa, direttrice dell'UOC Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che è collegata con noi audio-video. Benvenuta buon dottoressa. Buon Buonasera a tutti. Allora, eh, qual è eh, l'argomento di questa sera? è questo importante progetto fatto da Avis in collaborazione con l'associazione Nepius Onlus e con il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mirato proprio all'infanzia. Inizierei a questo punto subito dalla dottoressa Stoppa, anche perché insomma vediamo anche poi di lasciarla libera per il suo preziosissimo lavoro, e a cui chiedo, ehm, ci descrive un po' questo progetto che avete fatto, soprattutto quali erano i reali e concreti obiettivi? Allora, il nuovo progetto della NEPIOS con il contributo di AVIS si rivolge proprio ai più piccoli. Eh? Eh, I più piccoli sono quelli che sono in un'epoca di maggiore vulnerabilità, ma anche di grandi potenzialità di sviluppo. Queste potenzialità potrebbero essere influenzate anche negativamente da caratteristiche di di vita, interferenze di eventi traumatici. E specialmente in situazioni di fragilità ambientale. Essendo appunto questo periodo così plastico, così potenziale per il loro sviluppo, eh, questi traumi che possono interessare i loro genitori, e il funzionamento genitoriale può essere appunto condizionato anche dalla propria storia precedente, seppur in modo inconsapevole. Questo, questa, questi vissuti possono influenzare le modalità di attaccamento e quindi condizionare anche la crescita dei bambini che dipendono fortemente dai loro genitori nelle prime fasi di vita. Quindi da una parte occorre considerare questi fenomeni avversi, questi fattori eh, che possono essere, diciamo, eh, a rischio dello sviluppo, ma anche invece eh, tutte le potenzialità e la possibilità di intervenire precocemente proprio per eh, favorire, sostenere, implementare tutti i fattori di protezione per favorire lo sviluppo e quindi eh, diciamo minimizzare le conseguenze nelle nuove generazioni. E quindi eh, migliorare gli esiti di interventi fatti precocemente anche eh, poter eventualmente superare dei blocchi dell'evoluzione anche laddove comincino a essere eh, evidenti dei eh, primi segnali di eh, disagio mh, senza arrivare a dei disturbi veri e propri dello sviluppo ma segnali di disagio eh, nel, in quelle funzioni che sono l'alimentazione, la relazione, il comportamento eh, e che eh, possono manifestarsi appunto più precocemente e mh, essere intercettati ed essere quindi presi in cura presi in cura attraverso eh, un lavoro che eh, in modo più articolato nel momento in cui vengono messe a disposizione ancora più risorse di quelle che possiamo avere a disposizione nei nostri interventi più ordinari, eh, possono, eh, come dire, eh, mh, a, a, Implementare appunto l'intervento che si articola anche su livelli differenti, con interventi domiciliari, con l'intervento eh, della eh, psicoterapeuta, eh, in un lavoro che può essere eh, esteso e che deve essere esteso anche alla famiglia eh, dentro nel la, lavoro con mamma e bambino, nel lavoro con mamma papà e bambino. E, ehm, e questo sicuramente può avere un'influenza positiva rispetto a ehm, quello che è lo sviluppo e eh, la possibilità di, ehm, come dire, nell'intervento precoce di evitare poi conseguenze a lungo termine. Volevo chiederle quali sono stati i risultati? Insomma... Che avete potuto ottenere poi? Sappiamo che lo studio voglio dire, va avanti, non siamo sicuramente arrivati alla sua conclusione, perché ha un tragitto nel tempo abbastanza lungo. Eh, però fino adesso che cosa eh, siete riusciti ad ottenere? Insomma, come risultati, diciamo, risultati clinico-scientifici? Allora, intanto il progetto è un progetto biennale ed è un progetto che è cominciato da cinque mesi, quindi siamo in una fase ancora piuttosto ehm, come dire, iniziale, stiamo iniziando a vedere come dire, i primi trattamenti e i primi movimenti dei bambini evolutivi. Eh, certamente eh, il discorso che stavo facendo eh, rispetto alla, ai possibili... Ehm, diciamo esiti positivi sullo sviluppo eh, si vede anche a distanza e eh, si vede come effetto di prevenzione secondaria, nel senso che eh, vuole essere un intervento che eh, dovrebbe poter diciamo, minimizzare i rischi, poi di avere delle ricadute in età eh, adolescenziale in cui si manifestano nuovamente eh, tutti i progetti di. Ehm, di separazione, individuazione, di, eh, ehm, come dire, ehm, di fare i conti con la propria identità e ovviamente si rimette in gioco tutto quello che sta con l'esperienza precoce di accudimento e di crescita. Eh, nelle fasi, appunto, precoci del, dello sviluppo. Quindi sicuramente ci saranno certo gli esiti dei trattamenti che vediamo nel tempo. Sicuramente bisogna almeno aspettare l'anno del trattamento, ma anche poi a distanza nei eh, monitoraggi e follow-up successivi, no? dove vedere come le traiettorie evolutive possono, come dire, eh, migliorare e eh, evitare appunto. Eh, ricadute successive. Ecco, siamo in corso di studio, giustamente come ha eh, sottolineato eh, lei dottoressa. Quali sono adesso i prossimi step? Cioè, come procederà eh, questo progetto? Allora, il progetto eh, procede attraverso appunto la presa in carico dei pazienti, dei monitoraggi di sviluppo che vengono fatti alla fine dei trattamenti. Eh, e ci sono appunto eh, interventi differenziati appunto a secondo eh, dei bisogni perché sono personalizzati quindi non tutti gli interventi sono standard ma sono curati attraverso una eh, diciamo valutazione che è multidisciplinare che eh, quindi implica tutta un'osservazione dei bisogni di quella situazione sia di quella famiglia, di quel bambino di quel contesto e quindi scegliendo quanto L'intervento si deve estendere al contesto familiare, anche a domicilio. Quanto deve essere frequente l'intervento e, e anche la sua durata. E poi, appunto, così come si fa una valutazione iniziale, si fa poi una valutazione eh, di esito al termine del trattamento. Per vedere appunto l'evoluzione e eh, diciamo il miglioramento, eh, e specialmente laddove ci sono dei sintomi, eh, la possibilità di superare questi sintomi e di riprendere eh, positivamente l'evoluzione che ha avuto, come dire, eh, degli inceppi, no? dei, dei rischi di bloccarsi. L'ultima domanda poi lasciamo al suo preziosissimo lavoro. Com'è che eh organizzate le vostre osservazioni, cioè sono, vengono fatti in ambulatorio, vengono fatti magari anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie, quindi non so, in telemedicina da remoto, eh, come vengono strutturate praticamente eh, i vari interventi. Allora, gli interventi sono eh, sia in ambulatorio ma mh, in, in stanze, eh, diciamo, più grandi che sono dedicate proprio alla possibilità di eh, lavorare con i bambini più piccoli anche con diciamo spazi adeguati con giochi e tappeti e diciamo possibilità di giocare anche appunto con, con agio anche mettendoti a terra insomma sono delle sorta di palestre eh, però facciamo anche degli interventi appunto domiciliari e ehm, un po' meno adesso gli interventi in telemedicina ma li abbiamo fatti, a volte può essere anche utile che nell'intervento domiciliare ci sia una parte di osservazione fatta attraverso uh, videoregistrazione in uh, diciamo setting preordinato che magari definiamo con i genitori in cui eh, osservare proprio nel contesto ecologico a casa, proprio quelle che sono eh, le caratteristiche del disagio, della difficoltà che viene espressa e portata dai genitori e quindi vederla insieme, poi eh, dopo averla appunto osservata lì laddove eh, appunto si manifesta inizialmente, cioè a casa. Benissimo, dottoressa Stoppa. Io la ringrazio per essere stata con noi, per averci introdotto a questo importante progetto e poi continueremo il discorso ovviamente con i nostri due ospiti qui in studio. Eh, cosa le posso dire? Eh, tanti auguri per il proseguo, ma soprattutto grazie infinite insomma, per quello che fate quotidianamente per il nostro territorio che è assolutamente importantissimo, sono non addirittura fondamentale. Grazie ancora. Grazie a voi per averci grazie, invitato. Dottoressa. Grazie. Arrivederci. Io intanto do eh, la linea alla regia per il primo blocco di pubblicità, ma tornate qui con noi perché adesso con i nostri amici di Avis e di Nepios invece cercheremo anche di andare molto più a fondo di quello che è poi il progetto nella sua interezza. Vi aspetto. Bentornati con noi di Sen Salute. Questa sera, insieme ai nostri amici di Avis, stiamo cercando di capire, eh, nella sua interezza, come è stato fatto questo progetto importantissimo per i eh, bambini e gli adolescenti eh, per il territorio bergamasco, insieme all'Associazione Nepios e alla Neuropsichiatria del Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Allora, ehm, torniamo insomma a Avis, ovviamente, che eh, poi non è il protagonista principale, perché poi daremo la parola alla nostra ospite, la signora Vecchi, insomma, che ci spiegherà bene. Però insomma, abbiamo visto che Avis non è solo, tra virgolette, sangue, raccolta di sangue, no. ma sono tante attività che voi, a parte le attività normali, normali di sensibilizzazione, comunque fate nel territorio bergamasco e questa ne è una riprova. Il nostro statuto del 2020 quello che abbiamo approvato dopo eh, l'entrata nel terzo settore, eh, ha recepito quelle attività che già la nostra associazione da anni eh, svolgeva. Fra queste una, la più significativa dal punto di vista dell'attività eh, di prevenzione della salute, di servizio al territorio, Fu avviata dal nostro presidente onorario, mancato lo scorso anno, Mario Rivola, che aveva avviato appunto con Tullia Vecchi e con la Nepios un'attività di sostegno per quello che Avis può fare. Noi non possiamo dedicare le risorse del nostro bilancio alla beneficenza però possiamo sostenere delle, i progetti, eh, aiutare a, a realizzare i progetti che hanno finalità di eh, promozione della salute pubblica. E in particolare ci facciamo carico del ruolo di operatore per ciascuno dei nostri singoli soci eh, appunto, di prevenzione della salute. In questo modo eh, abbiamo presentato eh, la nostra associazione anche al direttore generale dell'ATS, dottor Giupponi, proprio per, e continuiamo a farlo anche con l'amministrazione comunale, in rapporto con l'assessorato alle politiche sociali. Proprio per eh, renderci disponibili con le risorse umane e con le disponibilità economiche a partecipare alle attività che vengono eh, realizzate sul territorio per sostenere e eh, migliorare la qualità della vita. Abbiamo indirizzo vario, eh, che va dall'educazione alla salute alla educazione civica perché eh, lo stile di vita da donatore, che è quello che miriamo a eh, radicare nel territorio e eh, nella società, è esattamente di re, composto da responsabilità civile e da responsabilità di tutela della salute propria, il tutto ordinato ai fini del bene comune. Quindi eh, in questa ottica... Eh, quando con eh, il mio predecessore Roberto Guerini abbiamo incontrato, accompagnati da Tullia, la professoressa Stoppa, abbiamo eh, colto eh, con entusiasmo proprio questa eh, intenzione di intervenire a mitigare i disagi della parte infantile dei primi tre anni di vita. Eh, che possono essere eh, come dire, matrice di disagio sociale. E questo per ottenere una società più certo, serena, certo. eccetera. Quindi eh, ci è sembrato proprio eh, il gesto più appropriato eh, per attuare il nostro ruolo di operatori di salute pubblica. Assolutamente, perché poi eh, tutti pensiamo all'Avis uguale tra virgolette sangue, no? Avis uguale prevenzione e salute, quindi voglio dire, Certamente. chi meglio eh, di voi può pensare insomma, anche a promuoverlo eh, sull'intero territorio. Ma veniamo insomma a, forse ai veri protagonisti di questo progetto che è eh, l'associazione Nepios. Eh, Avete ovviamente, siete diciamo, lo spirito che ha eh, animato questa, eh, tutto questo, insomma, questo importantissimo progetto con insomma, dei partner d'eccezione. Eh, però facciamo un passo indietro, eh, vediamo un po', vogliamo conoscere chi è Nepios, cosa fa. Allora, beh, eh, andando molto velocemente, noi siamo sul territorio dal 2001. Ma lavoriamo in partnership con l'ospedale, prima l'ospedale e adesso lo, eh, Papa Giovanni, dal 2004. Noi lavoriamo esclusivamente a favore di progetti che loro ci sottopongono e per loro intendiamo la neuropsichiatria infantile e l'unità di psicologia clinica, in particolare il Centro per il Bambino e la Famiglia, eh, dove Nepios è inserita in parti uguali insieme all'ospedale e al Comune di Bergamo e si svolgono tantissime, tantissime attività in questo centro per i bambini e le famiglie. Si sostengono tutti i problemi che i minori possono avere, sia a livello psichico, sia a livello fisico, cognitivo soprattutto, e con loro le loro famiglie. Eh, in questi anni abbiamo collaborato tantissimo con facendo tantissimi progetti che ci sono stati sottoposti da questi due direttori, una l'abbiamo conosciuta che è la dottoressa Stoppa e l'altra la dottoressa Spada, dell'unità di psicologia clinica. Eh, con loro abbiamo finanziato molti progetti che, si sono, che hanno ritenuto importanti e riguardano quasi sempre la prevenzione La prevenzione perché la prevenzione eh, diciamo che porta sempre ad avere dei risultati importanti poi sul, sul bambino, sull'adolescente e sul proseguo della famiglia perché non bisogna mai abbandonare queste famiglie che sono lasciate spesse volte abbastanza abbandonate perché bussano tante porte e non si riesce mai a trovare poche volte eh, riescono ad avere quello che cercano. Del resto le malattie psicologiche sono tantissime, quelle neuropsichiatriche sono tantissime, la richiesta è tanta e eh, il sistema sanitario fa quello che può. Noi non interveniamo sul sistema su quello che già il sistema sanitario fa ma facciamo un passo diciamo, oltre cioè, eh, e faccio, un esempio, e faccio un esempio noi eh, in questo momento eh, di questo progetto del um, Papa Giovanni eh, che ci ha chiesto la neuropsichiatria dei mille giorni è un progetto di supporto alle famiglie e ai bambini eh, da 0-3 anni. Vuol dire che eh, qualora negli asili nido, nelle scuole materne, dal pediatra si riscontrasse eh, un bambino troppo vivace, con dei problemi anche comportamentali eccetera, ecco che vengono segnalati alla neuropsichiatria. La neuropsichiatria interviene e interviene eh, anche con la famiglia del bambino, per cui è una un passaggio quasi obbligatorio al quale segue poi un follow up, come diceva la dottoressa prima, di vedere tutti gli interventi che fanno, eh, che risultati porteranno. Questo non lo passa il sistema sanitario, per cui interveniamo noi con dei finanziamenti, l'ospedale fa dei bandi di concorso. Con, dei, con la richiesta di professionisti specialisti appositi e allora iniziano questi progetti e abbiamo tanti progetti, il nostro unico eh, partner diciamo, eh, con il quale noi lavoriamo da anni è l'Avis, non abbiamo dei partner, abbiamo tanti sostenitori, il partner è l'unico che abbiamo diciamo, e ci teniamo tanto eh, che, che continui la, questa relazione perché eh, sono sul territorio, conoscono il territorio certo. ed è facile molto lavorare e rapportarci con loro. I nostri progetti sono veramente tanti, ne abbiamo uno se posso... Sì. Se Assolutamente. Posso. Uh, un progetto che uh, sta riscuotendo veramente molto interesse fuori anche, da, anche nella nostra regione e soprattutto anche in regione Lombardia è la, il mantenimento della genitorialità in carcere. Vale a dire che uh, il, la detenuta o il detenuto sono molti più uomini che donne, naturalmente, perdono la loro genitorialità nei confronti del figlio che è rimasto all'esterno e della loro famiglia. Per cui non solo non trovano la famiglia quando rientrano, ma perdono proprio l'essere padre o madre. Per cui abbiamo la nostra direttrice che è appena andata, la dottoressa Mazzotti, adesso è subentrata un'altra dottoressa, ci ha chiesto insieme al nostro ospedale di sovvenzionare un progetto perché i genitori potessero rincontrare con l'aiuto di psicologi, psicoterapisti eh, i loro figli. Eh, dobbiamo, abbiamo già riscontrato, a un anno di, di, di progetto, abbiamo già riscontrato che le detenuti che... Ehm, rincontrano questi, i loro figli, eh, cambiano totalmente e eh, assumono veramente un atteggiamento anche nel carcere completamente diverso e cominciano ad andare ehm, a lavorare fuori perché la direttrice Mazzotta era molto propensa a, ad avere questa, eh, questa propensione diciamo, di far lavorare le persone, di farli laureare, di farli diplomare, eccetera. Per cui noi eh, osservi eh, osserviamo che il, il detenuto che esce dal centro bambino-famiglia e va... Uh, cioè, ho sbagliato, che esce dal carcere e va nel centro famiglia eh, porta dei grandi risultati. È un progetto un po' di nicchia diciamo perché si rivolge al detenuto ma si rivolge molto ai, ai bambini che, hanno, che vengono totalmente vengono proiettati in una dimensione di grande dolore quando un genitore... E certo, ecco. Abbiamo un progetto anche sull'autolesionismo quando i bambini, gli adolescenti diciamo, si trovano nel, in pronto soccorso perché eh, soffrono soprattutto dopo il Covid, che si sono smarriti diciamo, perché ormai è una cosa saputa e risaputa. Ecco che noi con, nostro, eh, con uno dei nostri progetti eh, abbiamo la possibilità, po hanno la possibilità di essere intercettati subito da un'equipe di psicologi e essere seguiti con la propria famiglia, perché tanti genitori non sapevano nemmeno in quale situazione il proprio figlio si trovava eh, per poter autolesionarsi o tentare il suicidio. E anche questo è un progetto che il sistema sociosanitario non, 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 non ha, ma dobbiamo anche pensare che non tutte le famiglie hanno quelle 100, 100 euro alla, alla settimana per poter andare dallo psicologo e poi ci va solamente il ragazzo e non la famiglia. Per cui il nostro, il nostro aiuto eh, è questo, eh, promuovere dei progetti che ci vengono chiesti, chiesti in questi due ambiti e sovvenzionare con dei contributi. Beh, assolutamente, direi eh, anche questo, insieme come dicevo prima la dottoressa, è, è assolutamente eh, basilare, fondamentale, ma voglio dire d'aiuto all'intera comunità. Io do eh, la linea alla legge per il secondo blocco di pubblicità, ma tornate qui con noi, che con i nostri ospiti continueremo a parlare di Avis e Nepios, per quello che fanno per il nostro territorio bergamasco. Tornati qui con noi di Sen Salute, questa sera stiamo parlando di Avis, ma soprattutto eh, quello che Avis fa in, sul territorio bergamasco insieme ai partner. Questa sera abbiamo eh, la fortuna di avere in studio la presidente di Nepios. Eh, vorrei continuare con la eh, signora Vecchi. Eh, la collaborazione l'ha detto già prima col Papa Giovanni Comunque è una collaborazione, è una stretta collaborazione, diciamo così, che continua da anni, avete fatto molti progetti insieme sì. a loro e eh, avete in mente già di fare qualcos'altro, eh, qualche progetto che siete ancora lì magari in fase embrionale, ma magari dobbiamo aspettarcelo nei prossimi, eh, nei prossimi anni? Ehm... Noi non abbandoniamo mai i nostri progetti, continuiamo a mantenerli. Non non per... La dottoressa ha detto questo è un progetto biennale, è biennale, ma sicuramente sarà biennale ancora. Proseguo, sì, sì certo. sicuramente. Non li abbandoniamo mai e continuiamo a finanziarli perché i progetti vanno finanziati fino a quando il sistema sanitario se li assorbe perché poi quando ci sono i pazienti, i clienti bisogna poi ah continuare. Beh, certo, e per cui noi non abbandoniamo proprio, non, non abbiamo mai abbandonato dei progetti. E, per cui eh, stiamo mantenendo sicuramente quello sull'autolesionismo, gli adolescenti che si autolesionano e si suicidano, il progetto in carcere perché stiamo mettendo in opera anche delle eh, sale eh, molto accoglienti che ci hanno chiesto perché i bambini si sentono a proprio agio, eh, con giochi, insomma un ambiente bello in carcere eh, fa sempre bene per questi colloqui con i genitori. E questo dai primi mille giorni sta facendo, però è ancora, molto in, è ancora in embrione un progetto dedicato alla neurochirurgia pediatrica, eh, che riguarda il tumore pediatrico del Moia Moia, che è una, già un'associazione che è qui di Bergamo con cui non, non c'entriamo noi, ma eh, stiamo stabilendo dei contatti perché possa essere catalogato diciamo tutta una serie di operazioni chirurgiche che il nostro ospedale unico in Italia con il dottor Lanterna fa e arrivano anche dall'estero adesso per fare questa operazione difficilissima nei bambini e per cui dovremmo fare finanziare una raccolta di dati che sono stati finora effettuati attraverso le operazioni per poter poi fare questa pubblicazione per poter arrivare nelle riviste mediche e per cui l'ospedale Trarrà veramente un grande ehm, giovamento, diciamo, per eh, una cosa del genere perché. Queste operazioni vengono fatte solamente per ora in Svizzera, ma non così esaustive. E per cui faremo questo, per cui ci sarà questa data manager, adesso non so se è proprio così si chiama, che collaborerà con il dottor Lanterna, che è questo primario di neurochirurgia, per questo settore apposito. Per cui è un po' una ricerca che noi sovvenzioniamo, non è una ricerca, è una raccolta di dati che però. Ehm, consentirà al, al Papa Giovanni di essere un po' il capofila, se certo. così si può dire, presso altri ospedali che già stanno chiedendo e rivolgendosi. E questa è una nostra cosa. E poi stiamo facendo un convegno. Noi ogni anno facciamo un convegno sui nostri progetti, perché dobbiamo sempre rendere conto, alla fine del, raccogliamo i dati e li portiamo. E questo è, l'ho portato oggi, i comportamenti violenti nei giovani. Ci sono le baby gang, ci sono questi ragazzi che sono Problema di estrema attualità ecco, e per cui abbiamo un convegno con l'ospedale, in partnership con l'ospedale, con il penale, con la Camera Penale di Bergamo, un progetto che vede la scuola, che vede il tavolo di lavoro istituito già in prefettura, che sta esaminando cercando di capire quali sono queste problematiche così difficili da individuare, da curare, perché sono veramente tante, per cui c'è il magistrato, c'è cioè tutta una serie di eh, figure professionali che interverranno su questa cosa qua, su questo convegno. E questo è un, un po' dopo vent'anni, ci siamo permessi di promuovere, eh, di chiedere la promozione di questo convegno che vede un po' tutte le figure multidisciplinari che si, si devono interfacciare tra di loro. Eh, questo problema è difficilissimo, molto difficile, perché anche col per la parte anche il vice sindaco, assessore alla sicurezza, perché dice che è, è veramente un problema. Insomma, è vero, è un non problema, solo a Bergamo, forse a Bergamo è ancora minore, ma ci sono certe è un città problema nazionale. Nazionale, sono... sì. E allora faremo questo convegno il 29 maggio nella sala Parenza dove sono invitati appunto eh, docenti psicologi, eh, avvocati, penalisti eh, sarà un bellissimo convegno penso sì assolutamente, Ripeto, è un problema molto attuale, molto d'attualità ed è un problema che ahimè eh, colpisce un po' tutte le grandi città italiane, Milano, Roma per prima ma ahimè anche, anche la nostra Bergamo sì. torno invece da eh, Comana Insomma, abbiamo visto che eh, sicuramente voi di Avis non state con le mani in mano, insomma, fate tante cose, siete anche siete, eh, molto eh, attivi sul territorio. Eh, ripeto, non solo sangue, anche e soprattutto eh, sensibilizzazione. Adesso state preparando... Eh, altri comunque, altre iniziative, tra l'altro ce n'è una molto simpatica che ahimè, eh, a me piace sì. molto, anche il tema diciamo culinario, che, so, è simpatica però voglio dire, dietro al fattore tra virgolette goliardi che invece c'è un messaggio, voglio dire, eh, serio di sensibilizzazione. Sì, allora l'idea è quella di attuare eh, l'attività di educazione alla corretta alimentazione. Che è fondamentale. Educare a mangiare meglio. E eh, ci siamo trovati a considerare che i mh, pasti poveri, quelli a chilometro zero, davvero per non dire metro zero all'interno delle nostre cascine eh, di 50-70 anni fa, eh, sono pasti molto dal punto di vista eh, nutrizionale, in particolare la polenta. Sì, vero, se mangi solo polenta non eh, integri con gli altri certo. alimenti, dalle proteine alle vitamine, rischi pellagra, eccetera, ma eh, se questa è una porzione eh, del pasto eh, regolare e viene integrata con, eh, per esempio, le uova, il risultato è che la razione quotidiana della, eh, o di pasto della, eh, dei carboidrati e quella delle proteine risultano integrarsi in un modo eh, completo eh, per l'arco della giornata. Naturalmente vanno integrate con le verdure e con le frutta. Il, il punto è da questa osservazione... Eh, abbiamo tratto il fatto che il, questi pasti tradizionali, polenta e uovo eh, fritto, ciareghi denoter, si diceva, è eh, proprio eh, un momento che eh, richiama eh, proprio eh, agli, ai bergamaschi eh, le, le proprie radici. E su questo abbiamo voluto incentrare il, uno dei momenti di educazione. Quindi ci sarà un eh, incontro informativo che eh, sottolineerà le caratteristiche nutrizionali del, di questi due alimenti, che eh, li completerà con il racconto eh, delle caratteristiche organolettiche da parte dell'Accademia Italiana della Cucina, ci sarà il Centro Studi della Valimagna che ha appena pubblicato il libro dal titolo La Polenta a cura eh, della dottoressa Foresti, ci sarà il Ducato di Piazza Pontida che racconterà, presenterà le ispirazioni liriche e dialettali che sono state eh, Generate dalla polenta, eh, quindi dalle poeti come Giacinto Gambirasio, eccetera. Ci saranno poi i cavalieri, l'ordine dei cavalieri della polenta, inevitabilmente. Eh. <ride> eh, quindi tutti enti che hanno già dato la, la loro adesione e che eh, aiuteranno eh, questo incontro, porteranno le loro specificità a questo incontro. La conclusione di questo incontro che si svolgerà dalle 10.30 alle 12.30 in sala Galmozzi sarà tratta dal eh, dottor Gamba, dietologo di professione ma eh, componente del Consiglio nazionale di Avis e responsabile del comitato scientifico. Quindi lui farà sintesi per sottolineare gli aspetti associativi del dovere di tenere cura della propria salute per poter farsi carico della salute comune e pubblica. E questo è quello che segui, cui seguirà a questo convegno la distribuzione sul sentierone. Della polenta e uovo, quindi c'è la polenta e uovo fritto, grazie agli alpini della zona 1, quelli gruppi, di, di ma anche insostituibili. Direi, esatto, perché, assolutamente. ecco, per menare la polenta di alpini insomma. Esatto. Ecco e quindi avremo anche questo con il patrocinio di ATS e dell'amministrazione comunale, quindi di tutti quegli operatori con i quali collaboriamo quotidianamente, gli enti con i quali collaboriamo quotidianamente. Poi abbiamo altri progetti che invece sono più di ordine culturale, in particolare per la giornata mondiale del donatore di sangue eh, che è il 14 di giugno indetta dall'OMS l'Organizzazione Mondiale della Sanità faremo, eh, creere, daremo occasione ai donatori di visitare i nostri donatori di visitare l'Accademia Carrara con visita guidata al termine di questa faremo un eh, incontro di informazione sull'utilizzo del sangue donato, sangue plasma donato e eh, sulle eh, condizioni di idoneità alla donazione. E quindi seguiremo con la consegna delle benemerenze associative ai donatori che le hanno meritate. E questo sarà il 13 di giugno. Beh, insomma, diciamo che avete davanti eh, un periodo abbastanza impegnato. Soprattutto molto simpatica, quella della Poletta. U come si dice, si unisce l'utile al dilettente. Soprattutto cerchiamo di attrarre l'attenzione Assol sull'argomento: assolutamente, è anche bello. Eh, voglio dire affrontare certe tematiche magari un po' anche impegnative, anche con un pizzico Suggere. di goliardia. Ecco. Esatto, mettiamola, esatto. mettiamola così. Benissimo, siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio ancora Paolo Comana, presidente Avis Comunale Bergamo, di essere tornato a trovarci. La nostra porta è sempre aperta. Grazie. È <ride> sempre grazie. un piacere averla con Volentieri. noi. Ringrazio anche la, eh, la Turia Vecchi, presidente dell'associazione Neppio Sollus. Grazie. Complimenti per quello che fate perché Grazie. voglio dire è un servizio alla comunità eh, assolutamente fondamentale, importantissimo. Abbiamo avuto con noi in collegamento la dottoressa Patrizia Stoppa, eh, direttrice eh, dell'UOC Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'adolescenza del Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che ci ha eh, dovuto lasciare ovviamente per continuare la sua eh, importante missione. Io come sempre eh, vi do appuntamento alla prossima puntata, vi ricordo di seguirci sempre sui nostri siti web www.informativ.it per quanto riguarda la nostra trasmissione, www.tecnomedicina.it e www.radiosalos.com che sono i nostri organi di formazione medico-scientifici, ringrazio Andrea Regia, ringrazio l'emittente, le ringrazio l'RBM Group e come sempre in finale di trasmissione auguro a tutti buona salute.